Gli americani avevano influenza anche al Viminale, avevano influenza sul SID, avevano influenza sul governo, avevano influenza sulla nostra politica estera e indubbiamente sapevano, a mio parere, più di quanto sapessimo noi, di quanto succedeva in Italia negli ambienti che noi cercavamo di penetrare. Beh, gli americani probabilmente non sapevano che un obiettivo era la Banca Popolare di dell'Agricoltura di Milano. Io penso che abbiano lasciato agli italiani il compito di scegliersi e cucinarsi i propri obiettivi. Non credo che gli americani potessero puntare il dito sulla Banca dell'Agricoltura o sul, tantomeno sul treno Firenze-Roma, Firenze-Bologna. Hanno lasciato, non parlo del treno, questo è un altro discorso, o quasi completamente diverso, ma hanno lasciato la scelta delle provocazioni e delle intimidazioni ai gruppi italiani, perché non credo che loro, americani, si siano mai direttamente, personalmente mischiati nel fare il lavoro sul posto. L'hanno lasciato fare agli indigeni, ai greci, agli italiani, ai cileni, eccetera. Che poi tenessero un occhio su tutto, come in Cile, è vero, non c'è dubbio. Della strategia americana io sono convinto che sia il capo dello Stato, sia Andreotti, non so che incarico aveva allora, cos'era, primo ministro Andreotti all'epoca, non me lo ricordo, sapevano, intanto non potevano prevedere lo svolgimento degli eventi, quindi non direi che avessero alcun coinvolgimento diretto, per sentito dire. Probabilmente, soprattutto Andreotti, che non è da buttare via come politico tutt'altro, probabilmente ha lasciato un po' fatalisticamente, come lui usa fare, o usava fare ogni tanto, che le cose prendessero il loro corso, non immaginando che ci fosse un'esplosione, Piazza Fontana, eccetera. Cioè che le cose si sarebbero, come sulla marcia su Roma dell'8 dicembre dell'anno dopo, che le cose si sarebbero fermate e disgregate da sole, con una bomba che può scoppiare, rompe un po' di vetri, eccetera.